posso dire quasi la festa della tecnica, della scienza, fatta insomma più di 100 anni fa, per cui forse dovremmo ascoltare con più rispetto i tecnici, gli ingegneri quando parlano e metterli più in prima linea nel risolvere i problemi, lasciando un po' da parte insomma chi parla un po' così sempre a casaccio, cosa ho sentito ormai negli ultimi 50 anni. Io dico soltanto che la storia di Gnozzi è stata una storia di ponti. Ho visto i pili, cioè i famosi pili, li ho visti lì. Ho visto il ponte di Scalzi, dove io ho cominciato a lavorare. Ho visto il ponte d'Accademia, che abbiamo visto che l'ultima ristrutturazione è stata nel 2016 con le risorse della Luxottica, che non ha neanche voluto mettere un cartello, neanche piccolo, per farsi pubblicità, per dire che i mecenati, gli studiosi, le persone per bene esistono e come ce ne sono tanti, per fortuna. E poi si è parlato di grandi temi di cui si parla ormai da più di 50 anni sul Daunare, che era chiusa, se avete visto, non era collegato con la ferma, quella proposta, poi le altre sono state diverse, insomma. Si è parlato della difesa di Venezia, della difesa dal mare, tutti i temi in cui in questa città, con troppi dibattiti, si sono potuti restare temi ma non si sono trovate soluzioni. Io penso che adesso bisogna finire intanto le cose aperte, le finiamo. Io chiedo, appunto, come ho già detto pubblicamente, ne faremo con più calma all'ordine ingegneri, ma poi non solo a quello veneziano, a cui chiederemo di fare insomma, in qualche modo da punto di riferimento, ma a tutti gli ingegneri del mondo, quelli più bravi, di venire a darci la mano per capire, al di là del funzionamento del MOSE di cui bisognerà parlare, ma anche come poter effettivamente difendere la città, tutta la città, il centro storico, per i prossimi 100 anni, non soltanto per le prossime emergenze. E sicuramente anche l'idea o la domanda sui strati profondi e sul pompaggio dell'acqua è sicuramente un tema che va sicuramente preso in considerazione. Certamente ci sono una serie di problematiche importanti. Quando io ho detto di chiedere, ho chiesto all'ONU di decidere di fare, pensare seriamente di mettere a Venezia un centro studi internazionale sui cambiamenti climatici, credo che sia interessante non solo per la soluzione della città, ma perché possa diventare un laboratorio aperto a tutte le migliori intelligenze del mondo. Perché qui si possono valutare non solo le situazioni locali, ma effettivamente potremo studiare anche i perché di queste depressioni particolarmente violente che si stanno riscontrando in tutta Europa, negli Stati Uniti, in tanti paesi. Evidentemente il clima sta cambiando, evidentemente non abbiamo prestato attenzione sufficientemente alla difesa del territorio. Vale questo per la città storica, manca tutto il ragionamento sul bacino scolante, che è altrettanto importante, perché quando tu vai a pompare acqua devi capire che cosa pompi e dove pompi, ci sono tante le falde profonde da cui tra l'altro troviamo anche l'origine della vita, cioè l'acqua potabile. E io credo che l'esperienza di questo ingegnere che ha dato la vita per questa città sia giusto ricordarla pubblicamente, ringraziando tutti gli eredi di questa persona, di colui per raccontare tutti quelli che hanno avuto coraggio. Guardate soltanto i tempi, abbiamo citato 2 o 3 volte, no? I tempi di non solo di progettazione e autorizzazione, ma anche i tempi di realizzazione. Le cose in generale, lo dico da imprenditore, funzionano bene se si fanno rapidamente. Quando le cose dicono in Veneto, se fai brodi onghi, le cose comunque non funzionano. Se fai una cosa, decidi, ti metti, fai un progetto, lo studi bene, se non sei capace ci metti di più tempo, c'è chi è più veloce, chi è meno veloce, ma quando parti, parti e finisci le cose. Qui ci sono troppe incompiute e spesso sono dovute da un dibattito continuo anche successivamente, cioè il non decisionismo. E io credo sia questa una delle malattie più gravi, non tanto di Venezia, dell'Italia in generale, degli stati democratici. La democrazia dovrebbe servire a ragionare, a discutere e poi a chiudere. Si può continuare a riaprire il capitolo e continuare a discutere un'altra volta. Ma avete temi davanti agli occhi di tutti i tipi. Cioè, quando è finito di prendere la decisione c'è sempre qualcuno che si oppone. Cioè, ma a un certo momento è giusto esprimere la propria opinione. Ma poi bisogna fare le cose. Nel bene e nel male poi la storia decide. Però guardate che questo è l'esempio che ci porta un uomo su cui si può anche discutere. Se qualcuno piace, qualcuno non piace, ma devi contestualizzare in quel momento storico con quelle risorse. Quel palazzo che avete visto del Casinò, noi nell'arco di qualche giorno, perché ormai approveremo il bilancio, ce lo siamo ricomprati.
abbiamo investito molti soldi, abbiamo investito perché torni a essere a quello splendore. Sono cose fatte. Il ponte dell'Accademia è tornato nuovo, grazie a, ci siamo messo meno di un anno tra progetto e ristrutturazione, abbiamo addirittura risparmiato dei costi. Perché se fai rapidamente, non ti metti sempre di traverso, le cose si finiscono e ognuno si assume la sua responsabilità e poi si va a votare. E se non ti piace fai un'altra cosa. Ma non si può ogni volta rimettere in discussione le decisioni fatte. Perché questo crea un blocco, un immobilismo. Questo è il vero problema che abbiamo oggi. Però possiamo risolverlo probabilmente partendo dalla matematica, dai tecnici, ragionando in maniera avulsa per qualche momento, anche isolando gli aspetti sentimentali, provando a ragionare in maniera anche razionale. Perché le cose, può essere una cosa, può essere un'altra, possiamo scegliere la decisione che vogliamo, la democrazia è questo, si decide. Ma quando si decide si fanno le cose. Questo è l'insegnamento che arriva da Venezia. Quella Venezia che fino a quel periodo faceva le cose. Sono riusciti. Piazzale Roma non si vede cosa c'era prima, è stata fatta una demolizione generale di micro architetture che oggigiorno non sarebbero assolutamente toccate. Quella casa dell'automobile non sarebbe mai stata fatta. Perché c'è paura. Paura di sbagliare. Una generazione, scusate, lo dico a tutti noi, che ha paura di sbagliare. E chi sbaglia veramente che non fanno niente. Allora dico, non possiamo continuamente rimettere in discussione le cose. E ancora una volta, se guardate i progetti di quel tempo, 100 anni fa, erano progetti di grande scala. Si ragionava in grande scala. Se era mai visto che si ragionava a piccoli sestieri. Non funziona. Funziona alla grande scala. Funziona in tutto il mondo questa cosa. E gli ingegneri lo sanno. E ti fermi. Lui si è fermato a fare il quarto ponte perché non aveva probabilmente le tecnologie, non si sentiva sicuro di poter risolvere quella cosa. Un ultimo dettaglio che lei ha, diciamo, soltanto toccato, è su tutte gli studi che lui faceva sul precompresso, cioè tutta una tecnologia che poi è diventata di fatto, ma vorrei dire che ormai fa quasi vecchio, ma insomma una delle cose più importanti secondo me a cui ha partecipato è stata questa capacità di tirare il ferro, gettare e poi ricomprimere, insomma, che adesso dirlo adesso sembra di una sciocchezza, ma pensate a quel tempo averla inventata. Dobbiamo riprendere da queste cose, da questo coraggio, da questa passione. Grazie ancora per l'invito e buon lavoro. Grazie per il vostro lavoro.